Li vedremo da gennaio lungo le strade del centro storico di Arezzo i due nuovi bus elettrici, i primi che entrano a far parte della flotta urbana di Autolinee Toscane. Crediamo nella transizione ecologica, crediamo nel fatto che il trasporto pubblico oggettivamente è ambientalmente più sostenibile del trasporto privato, ma bisogna dare dei segnali concreti anche di mezzi di alimentazione ancora più sostenibili. I mezzi rientrano nel progetto Arezzo, sviluppato dal gestore del trasporto pubblico su gomma in Toscana, in sintonia con l'esigenza di mobilità sostenibile dell'amministrazione comunale, che ha beneficiato dei finanziamenti della regione. Tutto questo sottende al fatto che si vuole svolgere comunque un servizio di autobus di trasporto elettrico nel centro storico, quindi con spazi limitati di manovra, ma soprattutto con la necessità e il desiderio di ridurre sempre di più il sistema emissivo in atmosfera, e il mezzo elettrico, insieme a quello a idrogeno che ancora però non è disponibile, è l'unico che oggi ci può dare questo tipo di assicurazione. Abbiamo preso impegni forti, importanti nei confronti della collettività nazionale e internazionale per la riduzione ad Arezzo delle emissioni di CO2 in anidride carbonica in atmosfera, e questo non può che essere operato anche con mezzi elettrici. Ed è evidente che le amministrazioni non possono chiedere sacrifici ai cittadini se se stesse non si dotano di mezzi che hanno questo tipo di trazione. L'ammontare complessivo della spesa finanziata supera il milione di euro, interamente coperti così i costi dei due bus della colonnina di ricarica che sarà installata nel deposito di Autolinee a Sette Ponti. Insieme agli investimenti fatti su queste parti tecnologiche ci sono anche investimenti, diciamo, anche su bus più tradizionali. Noi pensate che dobbiamo nei prossimi due anni innovare qualcosa come 900 nuovi bus. Cominceremo a ordinarli per poterli avere nel corso dei prossimi due anni. Questo cambierà totalmente la flotta, cambierà la qualità del viaggio ma anche la qualità del servizio. Molta innovazione stiamo introducendo, dalle paline elettroniche, dal fatto che si può utilizzare l'app con la quale si può fare i biglietti e con la quale si può tracciare un viaggio. Abbiamo quasi finito di impiantare qualcosa come 20.000 telecamere dentro i bus. Questo ci consentirà di vigilare dovunque sono bus, dove si fermano inaspettatamente e perché, e di sapere esattamente quello che succede dentro un bus in quel determinato momento. Non c'è più l'impunità, abbiamo accordi con le prefetture, faremo sempre più accordi con le prefetture per quanto riguarda anche l'immediato soccorso nell'eventualità che ci siano scene di violenza. Tutto questo per rendere il nostro viaggio sempre più non solo gradevole, non solo ecologico, ma anche sicuro.